La prima cosa che ho capito, o mi è sembrato di capire quando abbiamo iniziato l'indagine la prima notte, è che ci fossero quattro persone in questa casa, di cui tre in particolare che stavano parlando. Questa è stata la mia primissima sensazione, la prima cosa che ho scoperto durante l'esperimento Estes della prima notte. Per me non ci sono dubbi, fin dal primo momento questa figura maschile era la figura malvagia di questa casa. Io ho percepito subito le sensazioni della madre, perché la tristezza e la voglia di piangere che ho provato quando mi trovavo nella stanza di Simo quella notte è stata indescrivibile, cioè mi sono sentita un peso e una malinconia. Avevo immagini solamente brutte nella mia testa, tristi. Ora sono curioso però di capire chi ha provocato questo dramma familiare, gli autori di questa cosa brutta e in che modo uscirne fuori. Allora ragazzi, siamo arrivati all'ultimo All'ultimo giorno, giorno, sì. sesto giorno, e stiamo cercando di capire e di fare un sunto di tutto quello che abbiamo capito e raccolto in questi giorni. Sì, anche perché stasera è l'ultima notte che abbiamo a disposizione e Sì. che possiamo utilizzare per questa Sì, indagine. Io esatto. ho già fatto uno schema per avere un quadro generale della situazione. Prima Ok. cosa è che abbiamo scoperto, sono in quattro. Quattro Quattro persone, persone. sì. Certo, Ovviamente questo è quello che è uscito dagli strumenti. sì. Quindi padre, madre, nonna e bambino, di cui il bambino non parla, perché come avevo ipotizzato fin dall'inizio, avevo in testa l'idea di un dramma familiare. Esatto. Poi di ogni persona abbiamo capito più o meno delle caratteristiche. Padre autoritario e violento, fin dal primo momento, secondo me, lui è l'entità negativa di questa casa. Esatto, perché tu sei stato il primo a vedere un'ombra nera e l'hai collegata subito ad un uomo. Io invece ho, secondo me, percepito di più le sensazioni della madre. Infatti ho sentito subito una grande tristezza e forse legata a una persona molto sottomessa agli eventi, cioè a quello che è avvenuto all'interno della casa e quello che avveniva tra le persone di questa casa. Sì. Ora non ci resta che risolvere questo punto qua. Che La nonna. Che è collegato a questo, secondo me. Sì. Perché noi l'ultima informazione che abbiamo avuto è questa nonna dal parco giochi. Sì. Esatto. Sappiamo che è successo qualcosa perché ce l'hanno confermato. A questo bambino è successo qualcosa. Sì. Probabilmente il padre gli ha fatto del male. Ma ci manca un ultimo punto che secondo me è proprio lì dallo scivolo. Esatto. Dobbiamo uscire fuori e andare dallo scivolo per vedere se Se la nonna riusciamo a parla. chiudere questo cerchio. Esatto. Io non credo che possiamo sbagliare. No. No. Allora, proviamo innanzitutto a vedere se in questa zona c'è qualcosa di strano. Bravo. Mettiamo il REM, Sì. Allora, questo. dammelo più o meno. Tieni questo. Ecco, mettilo lì. Funziona. Vediamo. In teoria qua dovrebbe esserci la La nonna. nonna. C'è qualche donna qui? Forse proprio la capostipite, no, di questa famiglia. Può essere? E non so, come dicevo l'altra volta, che non riesco a capire se è la mamma di chi, del papà o Se non ha della paterno o nonna. materno. Sappiamo che sei qua però, eh. Sì. Quindi comunica con noi. Sicuramente stiamo parlando di tuo nipote, di cui non sappiamo i nomi. No. Non abbiamo mai chiesto i nomi di No. nessuno. No. Perché non ti fai sentire?
Oi. Raga. Attenzione. Attenzione, esatto. Attenzione. Attenzione. Perché non ti fai sentire? Sei illuminato. Sei illuminato, sì. Ok. Attenzione. Sei la mamma del... del papà? Di questo bambino? Sei la madre della madre? Non vuole farcelo sapere. No. Però allora vuol dire che ha qualcosa da nascondere, scusate. Secondo me sei la madre del padre. Beh, sicuramente sei stata spettatrice di qualcosa di brutto in questa casa. E non puoi essere rimasta indifferente. Oppure lo volevi tu? Oh, porca vacca, porca vacca, porca vacca. Porca vacca. Visto come i nodi vengono al pettine? Porca vacca. Ho i brividi. Lo volevi tu? Lo volevi tu. Brillato. Lo volevi tu. Fino al rosso. Fino al rosso. Due volte. Fino al rosso, quindi una cosa. Guarda. Quindi è una roba molto potente. Sì. Molto potente. Sì. Guardate. Forse è il momento di parlarci? Sì. Vuoi accendere la black? Va bene. Guarda. Ucciso. Ucciso. Giura. Ucciso. Bravo. Giuro, bravo. Giuro. E guarda, e brilla. Guarda. Sotto lui sta. Guarda. E non molla un secondo. Mi viene proprio l'ansia. Stiamo parlando con la nonna del bambino? Raga. Mi sa che è arrivata. Tonfo di nuovo. Ok. Tuo nipote. Stiamo parlando con la nonna del bambino? Dimmi. Dimmi. L'hai sentita? Sì, non ho capito cosa abbia detto. È la stessa voce che ho sentito io la prima volta. Quando hai fatto l'estis. Ok, aspetta. Tuo nipote è sepolto qui? Menchia. Sì. E qua sotto. E qua sotto. Madonna, sotto, hai capito? Che sotto. Roba, come l'ha detto. Lui è qua sotto. È stato un incidente o no? Sì. Dritto. Ok. Ed è stata tua l'idea di seppellirlo qua? Porca vacca. Guarda che roba. Hai capito che la mente ancora lei? Però è stato un incidente. È stato un incidente? Sì, ok, magari gli ha tirato uno schiaffone, mica voleva ucciderlo, ma quello magari è saltato giù dalle scale, che ne so. È caduto dalle scale? Giù. Cade, brava. Cade sotto. Quindi per è caduto non dalle scale che portano dal piano alto al piano della cucina, ma forse è caduto ma dalla cucina scale... in giù. Esatto. Sì, e ha brillato. Esatto. Non quel pezzo di scala su, quel pezzo di scala giù. Sì. Scusa, e quindi la madre ha un rimorso della Madonna. Forse la madre era in camera quando è accaduto. Era sopra, comunque. Sì. Allora, io lo immagino così. Se è la mamma del papà, quindi la nonna paterna, non infamerebbe mai il figlio. Perché è ovvio che se fosse la mamma della mamma, è diverso. Lo infama di brutto il genere. Quello che io presumo che sia la madre del padre. Del padre. Perché se no non troverei il motivo per tutta questa, non so come dove dire, coprire tutta questa cosa. Comunque penso di sapere dove l'abbiano sepolto.
Dove? Non mi ricordo se il primo o il secondo giorno parlava di qua del giardino e della sabbia. E qua è l'unico punto in cui c'è la sabbia. Adesso c'è la sabbia, ok? Vabbè, chiaro, certo. Non è che una volta ci fosse la sabbia, però magari se ci voleva dare un punto di riferimento... Sì, come punto di riferimento, capito, certo. Dici questo, anche lo scivolo, è palese che 50 anni fa magari scivolo. Non c'era. Scivolo, scivolo. Ho detto, scivolo. E lei protegge sto posto, allora? Oppure è lì smangiata dal rimorso? Non lo so, perché la signora anziana è l'unica che è qua fuori. Magari poi lì voleva veramente bene al bambino, no? Devo fargli sta domanda. Vai. Sei contenta che tuo nipote è morto? Molto. Molto. Minchia. Molto. Vedi che c'è qualcosa di strano. Visto? Forse non gli questi piaceva erano d'accordo. O magari semplicemente non stava col bambino, non gli piaceva. E quindi lei, diciamo, ha goduto, tra virgolette, quando il bambino è morto. Demone, ha detto. Demone. Perché? Ce lo puoi spiegare il perché? Sta cercando di spiegarlo? Non riesco a capirlo. Mi spieghi, per favore, perché eri contenta? Perché ha detto due volte perché demonio. Lui? Ha detto. Non è più morto. Spiegati, lo so che vuoi dirlo. Perché ti dava fastidio sto bambino? Penso che ci sia un problema tra quella coppia lì. Ha detto due volte, loro due. Non gli piaceva la coppia? Non voleva che suo figlio avesse... un figlio. Magari, come ha detto donna. Lei, non gli piaceva. Non gli piaceva quella donna. Eri contenta della moglie di tuo figlio? Mai. Mai. Come mai non eri contenta della moglie di tuo figlio? Cosa? Ha detto una cosa incredibile. Cosa? Nubile. Non erano sposati. Non erano sposati. Non erano sposati. Ha brillato. Guarda. Ecco, un figlio non nato da non un matrimonio. E una volta era un problema. Era un peccato. Cazzo, l'ho sentito dritto. Ha detto nubile con un odio. Ecco perché non accettava sto figlio. È un figlio... È un demonio. Sì, sì, sì. Figlio del demonio. Figlio del demonio. Non da un matrimonio. Guarda, figlio del demonio. Fino al rosso, raga. Cazzarola, ragazzi. Dove si può arrivare? Però bisogna contestualizzare sempre. Ma certo. Certo. Certo, lo certo, certo. Una volta era diverso, sì. Lo so. Non andavano fuori di testa. Anni fa, Guarda, ragazzi, si è sbloccato. Ok, sbloccata la situa. Sbloccato. Porca. Ora abbiamo capito la chiave, il punto di tutto. La rabbia, il nervoso. Sì. La voglia di insabbiare questa tragedia, esatto. E andare avanti e ricostruirsi. Esatto. Ma in tutto questo una vittima gigantesca, sto povero bambino, sì. E di conseguenza una madre che piange. Sì, e ecco perché lei non sta in casa ma sta qua. Perché non vuole stare insieme a loro due. Mamma mia, ragazzi. Vedi, guarda, era quello. Fino al rosso. C'ho i brividi. Fino al rosso. Un non matrimonio. Era lì la chiave. Un figlio nato da un non matrimonio. Un figlio nato da un non matrimonio. Per lei è un figlio del diavolo. Quanti anni fa?
non l'avrei detto. Cioè, eravamo un passo, ma non sarei arrivato lì. No, pensavo gli stesse sulle balle la moglie. Anch'io. Sì. Ma mai una roba del genere. Sì. Non gli piaceva. Porca vacca, che esperienza. Posso dire una cosa? Io credo che non saremmo mai riusciti ad arrivare a questa conclusione, a sapere tutto così nel dettaglio preciso, in una volta sola. Fossimo venuti qui solamente una notte. Una notte, no, è vero. E fossimo stati qui solamente una notte. Anche perché le nozioni, io credo che non ci sarebbero arrivate tutte insieme. No, no. Probabilmente no, che ci voleva del tempo. Tante sessioni. Tempo, pazienza. Tempo e pazienza per riuscire a tirar fuori queste informazioni. Sì. Magari saremmo arrivati anche a una conclusione sbagliata, perché non svolta con meticolosità. Mentre viventoci proprio dentro. Ah no, certo, te lo vivi. Qualunque cosa accadeva, e già da subito abbiamo raccolto tutte le informazioni. Sì. C'entrava la scala, l'avevamo capito. Certo. C'era una figura nera che era il padre, perché magari era una persona violenta, magari ha approfittato di questa donna, che poi è diventata la madre del suo figlio, non se l'è sposata, la nonna non era d'accordo su questa cosa e non gli è piaciuto questo bambino che è nato da questa coppia non sposata. Esatto. Perché una volta comunque nel contesto storico certo. di anni fa era una cosa normale. Sì, sì. Io sono molto contenta di aver fatto questo esperimento, sì, mi dispiace quasi domani che sia finita, perché è stata un'esperienza molto forte. Molto. Sì. Molto forte, con dei momenti molto forti, soprattutto per me, per Simo, perché comunque lui è stato sì, attaccato. Forti, pericolosi. Si è sentito sì. male, quindi tanto di cappello al fatto che comunque abbiamo deciso di continuare e lui è stato d'accordo e ha voluto continuare. Io spero che questa avventura sia piaciuta anche a voi e se così fosse fatecelo sapere, perché spero di poterne fare altre, sì, di avere un'altra occasione altre così. Come questa, perché indagare per più giorni e viversi il luogo è tutta un'altra cosa. Sì, completamente.